Ci siamo fermati ieri sera a questo agriturismo che offre anche la sosta ai camper, sei carri si chiama, questa è la parte frontale, ristorante, quindi agriturismo veramente grande, molto più grande di quello che sembra, sembra una struttura piccolina, ma in realtà dentro ragazzi c'ha due saloni per pranzare, c'entrano quasi 300 persone, quindi è veramente una cosa immensa. Questo è lo spazio dedicato ai camper, ci sono anche le lucine accese la sera, quindi è anche abbastanza carino. Esce ora quella lì. Ora che si parte esce anche Nicky fuori. Quindi è anche abbastanza carino lo spazio. Devo dire che penso che d'estate sia anche abbastanza fresco, perché visto che è tutto sotto questi pini, si dovrebbe stare anche abbastanza bene. Lassù in cima abbiamo la vista sul Castel del Monte. E niente, ora andiamo a provare a visitarlo se ci riesce a trovare una navetta per portarci su e capire un pochino le visite se sono disponibili, in quanto fino a qualche mese fa era tutto specificato per bene, adesso non è specificato niente. Il parcheggio ieri sera doveva essere aperto, invece era chiuso, proprio col cancellone bello chiuso, era tutto completamente vuoto, non ci sono camper a giro, non c'è niente, quindi alla fine siamo finiti qua, perché era l'unico posto decente, diciamo, dove poter venire a dormire. È chiaro che non mi fermo a dormire in tutti i posti. Devo capire se quel posto dove mi fermo a dormire mi dà fiducia Incute oppure no. terrore. E ieri sera, visto la strada che si è fatto per arrivare fino qua, che non ci piaceva più di tanto, e meno male che ho dei fanali belli potenti che ci si vedeva bene e abbiamo fatto tutta la strada. Però, diciamo, non trovare neanche un camper in giro, nessuno, molto desolato, non ci è piaciuto più di tanto. E quindi, anche per descrizione di alcuni parcheggi, dove hanno trovato i camper aperti e rubata la roba all'interno. Quindi ci siamo appoggiati qua e ora andiamo a vedere se ci riesce a visitare finalmente questo Castel del Monte oppure no. Chi lo sa, ce la faremo? Si vede? Boh, no. Devo girare ancora un po'. Penso che ora si veda. Non lo so, non capisco dove sto puntando. Sì, sto puntando lì, dai, ok. Va bene, andiamo e vediamo un pochino quel che succede. Per finire, il costo di questa sosta notturna è stato di 25 euro. È veramente tanto, tanto. 25 euro. Dice, direi vorrei più un campeggio che una cosa del genere. Anche perché sì, ci sono i servizi, ma l'acqua è grigia, vanno scaricate con la cassetta laggiù dentro un pozzettino, compreso le acque nere. Il carico dell'acqua si fa da questi lavandini che sono qui lungo il muretto, quindi non è proprio il massimo, diciamo, non è quel livello che vorrei per 25 euro. Diciamo, è una sosta, secondo me sarebbe giusto 7-8 euro. Però, ragazzi, questo c'è, questo dobbiamo prendere. Andiamo via, si parte. Nicky, 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 che fai? Andiamo, si parte? Si va? Sì, Andiamo, Nicky. Sì, che sniffi! Proviamo a fare la visita al castello. Bel sole che spacca le pietre, oggi caldo, siamo a 14-15 gradi, quindi veramente bello caldo. Mega parcheggione qua per l'accesso al castello. Mi sono lasciato gli occhiali, come al solito, me lo scordo sempre. In alto si lasciano le macchine più che altro se si vuole andare a piedi, tanto per fare un pezzettino di strada a meno. In basso si lasciano se si vuole prendere la navetta, quindi autobus. E anche noi si vuole prendere la navetta per andare su. Ci fermiamo in questo parcheggio, in questa zona. La navetta è bianca, parte da questo punto qua giù dove c'è il tendone rosso, 7 euro il costo del parcheggio, ed inverno è aperto fino alle 16. Infatti ieri sera siamo arrivati alle 17:30 più o meno, era tutto chiuso e niente, abbiamo fatto un'altra destinazione, se no ieri sera eravamo qua direttamente. Bene, andiamo, aspettiamo la navetta e andiamo a visitare questo castello, sempre stato lì nel cassettino dei desideri, delle cose da fare, quindi niente, si spunta un'altra cosa. Thank you.
Questa scala a chioccio veramente bella. Guardate, spettacolo. Abbiamo il bagno dove c'è Gioia e qui va giù all'infinito con fondo alla torre, chiaramente. Ma non si vede. Gioia, vuoi provare a fare la cacca? No. No. Appena finita la visita vi do due info. Intanto la navetta ci mette veramente 5 minuti ad arrivare su, è velocissima, ogni 10 minuti c'è, quindi non c'è nessun problema. Di qua vedete il castello, abbiamo appena finito la visita. L'ingresso al castello costa 10 euro gli adulti, mentre i bimbi sono gratis. Non mi ricordo se fino a 18-19 anni è gratis i ragazzi, diciamo, mentre noi adulti paghiamo 10 euro. Se vogliamo la visita guidata si pagano 12 euro aggiuntive, quindi 10 più 12, 22 euro a testa, il che è veramente molto 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 caro secondo me. Vale la pena il castello? Bisognerebbe che sentissi Simona, infatti ora correrò da Simona che è più avanti di poco. Ciao. Stavo dicendo se vale la pena il castello oppure no. Allora, arrivati fin qua, sì. Perché cioè, arrivi fin qua e dici, aspetta, mi leggo gli occhiali che si guardano nel fare gli occhi la gente. Allora, arrivati fin qua, sì, perché dopo dici, se poi c'ero andata, ma se era bello, ma se... Quindi, secondo me, una visita tutto merita. Poi può piacere o meno, diciamo, mi aspettavo forse un po' di più, avevo un'aspettativa un po' più alta, però... Anch'io. Se uno, cioè, come noi, se arrivate fin qua... Ormai ci siamo, cioè, e ci si viene a vederla. Però diciamo, aspetta, già un quadrato, facciamo un quadrato, ok. Però diciamo è stata un po' deludente. Sì, ci aspettavamo tutti un po' di più. Vabbè, comunque vale sempre la pena vederla. Aspetta, chiediamo a Brian, ti è piaciuto il castello? Insomma. Gioia, piccolina, ti è piaciuto il castello? A te sì? Ti sei sentita principessa? Ok, a Gioia è piaciuto. Noi tutti un po' 50-50.